prima, però la voglio presentare. Claudia Frattini è laureata in Lingue e Comunicazione all'Università Roma III di Roma, specialità del giornalismo presso l'Università sempre Roma III, e nella sua formazione e nei suoi interessi la storia e le questioni legate al genere sono state sempre un po' le sue grandi passioni. Attualmente svolge ancora attività di ricerca e infatti si può tranquillamente definire un'esperta di tematiche di genere. Lavora presso l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato e collabora con Delta News, un'agenzia di stampa quotidiana che si occupa proprio di tematiche legate alle donne, oltre a collaborare anche con l'ufficio delle consigliere di parità della provincia di Roma. Quindi questa insomma è Claudia, è la storia che l'ha portata a scrivere questo libro, che insomma è assolutamente documentato, una bellissima lettura, ma è anche un libro scritto di pancia, nel vero senso della parola, perché l'ha scritto col pancione durante la gravidanza. Quindi anche l'autrice, diciamo, ha vissuto e vive in prima persona cosa significa essere donna in una società italiana ai nostri giorni. Le passo con piacere la parola. E questo libro nasce da due occasioni particolari. Una storica, il centenario, perché il primo congresso nazionale delle donne italiane è datato 1908. La seconda è l'interesse per la ricerca che la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, che è qui il vice direttore Rosanna De Rogis, ha sempre dimostrato, appunto, l'interesse per la ricerca e proprio questa forte determinazione in questo senso l'ha portata a produrre tutta una serie di studi, di ricerche, di strumenti relativi proprio alla storia di genere. Da questi la collana Novecento Periodico, di cui il libro fa parte, è dedicata agli uomini e alle donne della storia periodica del Novecento. Ora serviva un'occasione anche per essere qui in Campidoglio e non altrove. Infatti il primo congresso nazionale delle donne italiane prende il via in Campidoglio il 23 aprile 1908, alla presenza della regina Elena, della principessa Letizia e anche di alcune importanti personalità dell'epoca, tra cui il ministro dell'istruzione Luigi Rava e allora il sindaco di Roma Ernesto Nobile. E il congresso proseguirà poi fino al 30 di aprile a Palazzo di Giustizia per discutere di una questione complessa, importante, molti giornali dell'epoca dissero grave, e cioè la questione femminile. Infatti i temi all'ordine del giorno sono quelli sui quali si giocava da sempre l'importante e difficile partita della rivendicazione dei diritti delle donne, e quindi il voto, la tutela della maternità, l'autorizzazione maritale, la patria potestà e anche la ricerca della paternità. Ora, del lunghissimo e faticoso percorso delle donne per vedere riconosciuti i propri diritti, non solo politici, ma anche diritti civili, è stato scritto molto, parlato abbastanza, forse non abbastanza ancora, e molto da parte delle donne. Non sul congresso però, perché il congresso finora aveva fatto capolino qua e là in alcuni testi sulla storia dei periodici, sempre, sulla storia dei periodici femminili ed anche in alcuni testi sull'associazionismo, ma niente di più. E invece secondo me si è trattato di un fenomeno sicuramente interessante e per certi versi assolutamente originale e comunque unico nel suo genere. Basti pensare che il congresso riuscì a riunire e a far convergere tante donne di diversa fede religiosa e politica che per la prima volta si incontravano su un terreno comune per condividere idee e opinioni cercando di superare le divergenze più profonde, non sempre riuscendoci. Ora, per me l'occasione è stata partire da questo e soprattutto dagli echi che questo congresso ebbe sulla stampa e sull'opinione pubblica per riuscire a ricostruire una fotografia dell'immaginario collettivo, del sentire comune, dei rapporti tra le diverse forze politiche e comunque in definitiva per fotografare quella che era la dimensione sociale
e culturale dell'epoca. Il punto di vista, venga precisato, è squisitamente giornalistico. Io non sono una storica, purtroppo, sono felicemente una giornalista, e quindi devo dire che è proprio questo, e cioè come la stampa accolse, commentò, criticò anche non solo la circostanza in sé e quindi il congresso, ma anche il valore simbolico dell'iniziativa, quelli che furono i temi, il programma, l'ordine del giorno, la massiccia, e tengo a ribadirlo, trasversale partecipazione femminile. E quindi naturalmente tutto questo andò a riflettersi nell'opinione pubblica. In che modo però? Filtrato da quelli che erano i paradigmi, e forse in parte ancora sono dei paradigmi consolidati sui ruoli di genere, e da quella che era l'antica cesura di divaricazione, proprio storicamente determinata, a sfera pubblica e privata. Sfera pubblica alla quale, anzi dalla quale, le donne venivano estromesse e in parte si tagliavano fuori anche, e la sfera privata alla quale si intendevano biologicamente destinate. Ora, il punto di vista, appunto, il mio approccio è proprio questo, quindi andare, cioè partire da questa simmetria, che appunto ho definito una caso storica, per indagare come, rispetto a questa circostanza, la gran parte dell'emancipazionismo occidentale scelse una strategia precisa. Quale? Innanzitutto quella di dotare la maternità di un valore sociale, la maternità e tutte le funzioni ad essa collegate. Questo da un lato permise di stemperare quelli che erano i più diffusi timori sul possibile sovvertimento dei tradizionali ruoli di genere, dall'altro però comportò una conseguenza non assolutamente favorevole, e cioè che quelle che erano le parole d'ordine egualitarie si andarono progressivamente stemperando in un principio, diciamo, di equivalenza. Questo che cosa significa? Che i diritti femminili si costruirono attorno all'idea che non era dettata da un'esigenza democratica, ma era una necessità sì sociale, sì politica, sì culturale, ma determinata da un mutato contesto dell'Italia dell'epoca. E quindi anche, vista la situazione, diciamo, del dopoguerra, del primo e del secondo dopoguerra, anche come un dovuto riconoscimento alle donne per quello che le donne avevano fatto nel campo del lavoro, nel campo della produzione e anche nel campo dell'assistenza. Allora, il congresso ebbe grande partecipazione, riuscì a mobilitare la città ed ebbe anche un'attenzione viva e continua per molti giorni, anche dopo la fine dei lavori, dopo il termine dei lavori, da parte delle istituzioni, della politica, della stampa e un po' di tutto il pubblico, uomini compresi. Ce ne sono oggi, sì, uomini compresi, che furono comunque chiamati, ammessi a partecipare al congresso pur senza diritto di voto. Anche questo secondo una logica precisa, abbastanza anche scontata, e quindi da un lato rafforzare il valore simbolico dell'iniziativa e dall'altro lucidare i timori sulla sua possibile natura pericolosa. Premetto che siamo in un momento particolare per il movimento emancipazionista, un momento di grande sviluppo, in cui appunto il movimento emancipazionista in termini numerici, di visibilità e di lacera culturale era positivamente avviato, e d'altro canto era un momento in cui l'emancipazionismo italiano è riuscito a far significativamente convergere molte delle sue anime. Allora, questo perché lo dico? Perché c'erano tutte le premesse per una svolta, okay, che poteva raccogliere questa situazione, questo fermento, questo contesto, e diciamo rappresentarle nel congresso per poi dare finalmente il corso. Invece la svolta non c'è.